L'industria ceramica sta attraversando la crisi più grave della storia. Lo afferma senza remore il presidente di Confindustria del settore Giovanni Savorani, commentando lo stato dell'arte a quasi 2 mesi dalla chiusura degli stabilimenti a causa del Covid. Per gli industriali servono interventi di supporto economico e per la liquidità, altrimenti i contraccolpi saranno enormi. Quello che il comparto ceramico chiede, ancora sia a livello nazionale sia europeo, è che si punti per la ripresa, soprattutto su piani straordinari per l'edilizia. Oggi cominciamo una nuova fase dove rischiamo di avere un 30-35% di quello che era il mercato normale. Produrre a questi ritmi si produce in perdita, quindi andiamo a creare ulteriori perdite. Questo da un lato ci serve un grosso aiuto di cassa integrazione, che non bastano più le 9 settimane, ma ce ne vorranno delle altre. Dall'altro non possiamo avere degli aiuti sotto forma di prestiti perché non saremo in grado di restituirli. E quindi purtroppo lì adesso ci vogliono degli interventi sostanziali. Il pubblico non ha ancora la percezione chiara di che cosa sta succedendo dal punto di vista economico. L'intervento dovrebbe essere fatto sul mercato, cioè sul mercato della costruzione. Bisogna dare il via all'edilizia, ma non in Italia, in tutta Europa, perché il problema non è solamente nostro. Bisogna fare un grosso finanziamento a 30 anni o 25 anni all'edilizia, l'edilizia si rimette in moto e l'edilizia riuscirà a trascinare lo sviluppo di tantissimi settori.